Dispiace. Dispiace un sacco, veramente tanto, soprattutto perdere così, al 116esimo, quando ormai si respira profumo di calci di rigore, e invece arriva la doccia fredda, il gol dell'Olympiakos che vince la Conference League e condanna la Fiorentina alla seconda sconfitta in due finali consecutive. Mi dispiace tanto. Posso capire i tifosi della Fiorentina, anzi, chi meglio di me li può capire, che l'anno scorso ho perso una finale di Champions. Qualcuno dirà, la finale di Conference non è la finale di Champions, però se facciamo il rapporto Fiorentina e Inter, per stasera, per la Fiorentina, la finale di Conference non dico che equivale a una finale di Coppa dei Campioni, ma equivale a una coppa da mettere in bacheca. Una partita che valeva una stagione e che purtroppo è finita male. È finita male e voi sapete soprattutto per chi mi dispiace per Vincenzo Italiano che aveva già dato il suo addio alla Fiorentina e credo che per il lavoro fatto in questi anni veramente meritasse di alzare un trofeo, soprattutto dopo l'amara sconfitta dello scorso anno in finale. Invece no, arriva un'altra sconfitta, se possibile ancora più amara. Cioè l'anno scorso la Fiorentina perse al 90esimo, quando si respirava profumo di tempi supplementari, e invece stasera ha perso al 116esimo, quando si respirava profumo di calci di rigori. Poi magari ai calci di rigori avrebbe perso lo stesso e sarebbe stato ancora più brutto. Però chi può dirlo? Chi può saperlo? Resteremo col dubbio per sempre. E quindi niente, una serata amara per la Fiorentina, per il popolo fiorentino. Ho visto tante lacrime tra gli spalti e vi posso capire perché lo scorso anno, lo scorso 10 giugno, ero io che di fronte a questa telecamera, fotocamera, piangevo. Ho visto le lacrime dei calciatori, alcuni disperati, e ho visto un Vincenzo Italiano veramente sconsolato. Voleva lasciare con un trofeo anche per la sua carriera personale, perché da allenatore, quando vinci un trofeo e lo metti lì in bacheca come palmarès, è sempre un punto in più, cioè tu ti presenti alla nuova squadra e dici: io ho appena vinto una Coppa Europea. Poi che sia la Conference siamo d'accordo, però avrebbe vinto la Conference con la Fiorentina e non con l'Inter o con la Juventus, tanto per intenderci, ok? Quindi veramente un grande peccato, però se vogliamo entrare nell'aspetto puramente tecnico della partita, è stata una partita deludente dove abbiamo visto veramente poche giocate, abbiamo visto tanti palloni buttati a casaccio, tanti palloni lunghi, poche trame di gioco e da questo punto di vista la Fiorentina mi ha deluso perché sappiamo che la Fiorentina quando vuole sa giocare a calcio. L'ultima occasione creata, l'1-2 Ikoné Barak, se vogliamo, è stata una delle poche dell'intera partita di azioni ragionate, cioè di azioni palle a terra. E la Fiorentina queste giocate le sa fare. E durante tutta la partita ne abbiamo viste poche. Cioè io ricordo tre palle gol. La prima nel primo tempo con Bonaventura che ha calciato debole centralmente. La seconda, quella di Koné che ci ha abbattato il tiro, e la terza, scusate, quella di Kwame che ci ha abbattato il tiro, e la terza, quella di Ikoné a fine partita, insomma, quando negli ultimi minuti del tempo supplementare. E insomma, creare tre palle gol nell'arco di 120 minuti per una squadra che sa giocare a calcio come la Fiorentina, onestamente, mi sembra un po' poco. Poi dall'altra parte non è che l'Olympiakos avesse fatto di più, non è che avesse fatto chissà cosa, però
Però ha fatto un gol e nel calcio quello conta. Fare un gol in più dell'avversario e tra l'altro l'attaccante dell'Olympiacos, El Kabi, ha fatto un grande gol. È il capocannoniere di questa competizione, ha fatto 11 gol in 9 partite e ha fatto veramente un grande gol, un grande movimento, una grande torsione di testa. Certo, magari Ranieri non è stato impeccabile nella marcatura. Dico io, Ranieri, tu mo sei entrato in campo, sei il più fresco dei 22 in campo e non ti puoi far uccellare così. Quindi i calciatori a volte ci dimentichiamo che sono quelli che fanno la differenza. Magari se la Fiorentina in panchina avesse avuto un difensore un pochettino più forte, magari l'attaccante dell'Olympiacos non avrebbe fatto quel movimento e non avrebbe fatto quel gol. Che poi la cosa ancora più brutta è stata l'illusione che il VAR potesse annullare il gol, perché il gol dell'Olympiacos, prima di essere convalidato, c'è stata la revisione VAR che è durata tanto, più di 2 minuti. Allora, sai, con il fiato sospeso, i tifosi della Viola e anche io qui ci avevo messo la speranza in un annullamento del gol, perché si parlava veramente di millimetri, ci hanno messo veramente tanto. Però purtroppo il gol è stato convalidato e bisogna accettare il verdetto del campo. Purtroppo il calcio è così. La partita, l'ho detto, era da pareggio. Cioè, il finale più giusto sarebbero stati i calci di rigore, perché ho visto due squadre impaurite, due squadre che appunto avevano paura di perdere, due squadre che, almeno parlo per la Fiorentina che conosco bene, non ha espresso il meglio del suo potenziale, due squadre che hanno giocato poco al calcio e quindi il finale più giusto sarebbe stato lo 0-0 con calci di rigore. Però alla fine l'Olympiakos ha fatto gol e la coppa se la prendono i greci, che festeggiano in casa perché la finale era proprio ad Atene e quindi è andata così. A italiano cosa posso dire? Lascia una Fiorentina comunque che è cresciuta sotto tutti i punti di vista. Ha fatto due finali europei in 2 anni, cosa che alla Fiorentina credo forse che non sia mai successa nella storia. Quindi questa è testimonianza del grande lavoro fatto da Vincenzo Italiano, che alla fine di questa stagione lascerà la panchina viola e probabilmente, dico probabilmente, approderà sulla panchina del Bologna, quindi magari andrà a disputare la Champions League con il Bologna, ma non lo sappiamo ancora. Certo, io auguro il meglio a questo allenatore che dal punto di vista tecnico mi piace, non è un allenatore perfetto, deve migliorare sicuramente, e anche dal punto di vista umano, comunicativo, è un allenatore che mi piace. Certo, non è ancora un allenatore da top, tipo non è ancora da Inter, da Juventus, da Milan, però magari in un Bologna che deve andare a giocare la Champions potrebbe dire la sua, potrebbe continuare il lavoro iniziato da Thiago Motta, perché no? E comunque ragazzi, con questo è tutto, lasciate un like a questo video, iscrizione al canale, solidarietà ai tifosi della Fiorentina, tifosi viola, purtroppo sarà una notte dura per voi, ma passerà e domani sarà un altro giorno. Certo, non sarà facile smaltire questo dolore sportivo, e ve lo dico io che ripeto, un anno fa ho perso una finale di Champions, però il tempo è la miglior medicina. Piano piano passerà. E ci riproverete l'anno prossimo, perché a questo punto la Fiorentina l'anno prossimo giocherà nuovamente la Conference League e invece il Torino non farà nessuna Coppa Europea. Quindi stasera c'è anche un altro sconfitto oltre alla Fiorentina, che è il Torino, che naturalmente sperava nella vittoria della Fiorentina per poter giocare la Conference League, e invece niente, Torino giocherà soltanto il campionato di Serie A. Un saluto a tutti, buonanotte, alla prossima, ciao!